sponsored by Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. LineeLecco.it. Impresa Valassi Fermo e Franco, l'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235. trevahome.it. Sorpresi dall'inizio di questa pergolettese, poi dopo si vede sotto, avete fatto fatica a ritrovare il pallone. Sì, abbiamo fatto fatica nel primo tempo a cercare di ribattere subito lo svantaggio. Abbiamo fatto meglio il secondo tempo, però non eravamo brillanti come al solito e può capitare, non siamo stati precisi nei passaggi, tanti errori e purtroppo non hai portato a casa niente. La giovedì è stata bella ammazzata a livello psicologico e probabilmente non si sono tanto ripresi perché nei primi 20 minuti eravamo veramente, eravamo fermi e non abbiamo saputo reagire e niente, non ci sono tante scuse. Mi dispiace per la punizione di Iocolano, dove se vogliamo guardare la presa con la mano, però è l'unica cosa che purtroppo ci è capitata, e poteva anche starci. Il cambio di formazione più per turno, è normale, abbiamo giocato giovedì, in più avevamo un giorno in meno degli altri, ci può anche stare che gli altri stiano meglio adesso, al di là di tutto è una cosa da una valutazione da tenere conto, però rimane il fatto che comunque non siamo stati precisi e brillanti come al solito, come abbiamo fatto comunque giovedì, eccetera, però non dobbiamo demoralizzarci, dobbiamo tirarci su, perché comunque è vero, un punto in tre partite non è tanto, non è niente, e per quello che avevamo fatto, delle altre due almeno, però è così, di conseguenza bisogna resettare velocemente e fare una bella settimana e prepararci bene per domenica, perché dobbiamo dare una scossa un po' a noi per cercare di ritrovare quella verve, quell'entusiasmo che in una settimana praticamente hai perso, perché abbiamo battuto il Padova e poi mentalmente secondo me non siamo quelli di prima e lì bisogna reagire, bisogna ritrovare subito, reagire e trovare la reazione importante, perché stasera siamo stati sottotono. Marcello, sì mister, il Lecco 2, insomma, quello che ti doveva dare una mano, non è entrato in campo, perché Morosini, Ganza e Petrovic, non dico un disastro, ma poco ci manca. È anche difficile, comunque, tipo per Morosini, che comunque è stato dei tre, forse quello un po' più brillante ad entrare, però è normale che il giovedì devi cercare di fare dei cambi, perché comunque non è stanco, il nastro eccetera, ho pensato di dare un po' di vitalità, però questa vitalità si è vista poco e comunque anche la squadra non ha servito a dovere le punte, adesso non voglio buttare la croce addosso, bisogna cercare di assumersi la responsabilità, però allo stesso tempo di reagire, come ho detto prima. Abbiamo una settimana normale, dobbiamo sistemarci bene, riprendere i ritmi che avevamo. Ripeto, abbiamo fatto due grandi partite domenica e giovedì, e lunedì e giovedì, quindi purtroppo abbiamo raccolto poco, stasera non abbiamo raccolto niente. E bisogna essere un po' più realisti e cercare di capire che
col Padova è stata una partita importante, però alla fine non abbiamo fatto niente perché poi non abbiamo dimostrato di essere a quell'altezza subito dopo, quindi a livello mentale c'è stato uno scarico. Alborghetti? Sì, mister, io devo dire che le scorie di giovedì scorso, della partita di giovedì, si sono viste in campo, ma non me lo aspettavo. Ne parlavo prima con Fiorenzo, prima della partita, ho detto guarda che probabilmente faremo una brutta partita, ma è perché si è visto subito che non, anche finita la partita non c'è stato il recupero mentale, no? Cioè uno dice ho perso una partita immeritata in cui l'arbitro ha dato una mano notevole, alla Renate notevole, hanno un gol che era gol perfetto e mettendoci anche nelle condizioni di avere altri problemi. E se lo recuperi psicologicamente, questa qui, noi oggi abbiamo dato l'impressione nel primo tempo, secondo me, di non essere neanche entrati in campo per almeno 20 minuti. Sì, no, ho detto l'analisi mia, lo sai che non mi nascondo dietro un dito, no, assolutamente. Dietro cavolate. È comunque normale che anche è un episodio, ne ho parlato con l'arbitro, io comunque parlo con gli arbitri in maniera tranquilla e gentile. Però mi sembrava strano che la palla rimanesse lì e andare a prenderla a 2 metri e 22 metri e 30 di altezza dove era passata. E quello dà fastidio perché dopo si giocano il culo gli altri, capito, negli errori. E siccome non è la prima volta, dà fastidio solo quello. Perché comunque poteva essere un episodio importante a 7 minuti dalla fine dove potevi portarla a casa nonostante la partita non brillantissima. Poi loro hanno fatto 20 minuti bene, hai ragione, secondo tempo hanno preso la traversa, però insomma non ricordo dopo che hanno avuto chissà che occasioni, abbiamo sempre chiuso bene eccetera, noi non siamo stati brillanti comunque come loro. Sì, no, dicevo appunto delle scorie della partita con il Real, perché secondo me probabilmente bisognerà lavorare sulla testa. Sì, perché non ho visto un calo fisico, ho visto proprio gente che aveva la testa non concentrata sulla partita. Sì, abbiamo detto, è stata una bella mazzata per come è finita, perché all'85esimo era in vantaggio e poi tra due purtroppo sono stati due errori anche consecutivi, no? Che, certo, che cavoli, ci siamo fatti due rimani veramente con la testa tagliata e cadi per terra, però può succedere, c'è successo e dobbiamo reagire perché alla prima battuta non abbiamo reagito, è una cosa, come hai detto tu, di lavorare sulla testa perché abbiamo fatto vedere delle cose importanti e nei momenti di difficoltà non siamo stati sempre, siamo sempre stati come i fagioli, un po' su un po' giù nella pentola e non siamo mai stati costanti e questo è una cosa che dobbiamo migliorare, lavorarci, perché la concentrazione è tutto. Grazie. Buonasera mister. Quanto può pesare in questa difficoltà a trovare la via della rete oggi, per esempio l'assenza di un Tordini? Sì, ma magari il Tordini ti può dare un po' di imprevedibilità in più, è normale che qualcosa ci manca, però è entrato bene anche Buso, è entrato bene Mastro, Simo, però ti ripeto, siamo stati un po' tutti non come al solito, è una cosa generalizzata e quindi dobbiamo fermarci un attimo e parlarci bene perché abbiamo saputo fare delle ottime partite e adesso siamo in difficoltà e abbiamo bisogno di una mano e quindi dovrò cercare di toccare i tasti giusti per questa reazione perché mi dà fastidio che abbiamo fatto una grande prova contro il Padova e poi non c'è stata più continuità. Sì, c'è stata, comunque ripeto, la partita con Nate è stata una partita giocata a ritmi molto più alti di quelli di stasera, nonostante fosse una partita infrasettimanale. E tirare anche questa era dura, anche soprattutto per quelli che comunque l'hanno fatta, tipo Graia. Avete visto, dopo 55-60 minuti ha cominciato a sbagliare, ma è normale. Perdi la lucidità. Certo, loro non ho visto queste trame comunque
mettevano una palla su, giocavano rimbalzo, sono stati bravi, hanno messo 5-6 traversoni sulla destra nei primi 20 minuti dove non siamo mai riusciti a ribatterne uno, e lì bisogna lavorarci, perché sono cose gravi, gravi nel senso non si può prendere 5-6 gol, 5-6 cross dalla destra, prima o dopo può succedere, non è che possiamo sempre sperare di prenderla noi di testa, l'abbiamo sempre presa e ci hanno fregato sul calcio d'angolo. Matteo Bonacina, una domanda. Mister, è un po' stasera sintomatico non essere mai andati in fuorigioco, per come gestite voi gli spazi offensivi anche? Sì, ma non avevano tanta profondità loro, non ce la davano subito, si abbassavano subito e noi comunque nel primo tempo la mettevamo comunque là e le palle che venivano messe dentro filtranti venivano sempre da una posizione troppo laterale, da Masini e da Bataro, cioè già sono schiacciati, in più vengono delle palle non in verticale ma in diagonale, vanno ancora meglio, quindi normale che è quella lì che è la precisione che è mancata, però bisogna migliorare su quella roba lì, essere meno frenetici. Non è facile perché magari erano palloni giocati da magari da Masini o da Ricci che sono comunque giovani e fanno fatica ancora a avere quella tranquillità che magari hanno di più Maldorati, dove penso che sia stato il migliore in campo perché le ha prese tutte, perché anche loro con lui non l'hanno mai vista. Dopo sono stati bravi, Battistini era tanto che comunque non giocava, anche lui ha risolto qualche bel traversone di testa dove l'ha preso lui, però bisogna riprendere quell'autostima che comunque giovedì abbiamo perso. Bozzoni, Federico, mi senti? Non ti sentite? Ah sì, sì, adesso sì, vai. Ciao. Vai. Sì, mister, buonasera. Buonasera. Non le sembra che forse stia mancando in questo periodo della stagione il contributo di alcuni uomini che avrebbero magari potuto incidere diversamente? Mi riferisco a Petrovic, a Mastroianni che è un po' in calo, Morosini non è entrato magari oggi dal primo minuto con il pio che ci si aspettava. Forse sta perdendo l'eco sotto questo aspetto. Mettere, fare nomi e cognomi non va bene, bisogna uscire da questa situazione che comunque ci è capitata tutti insieme, non c'entra uno o l'altro, è normale, qualcuno non ha fatto la preparazione, c'ha due partite tre buone, dopo tipo Vez non è ancora al 100%, è chiaro che devono accelerare perché ormai siamo a metà ottobre e abbiamo bisogno della presenza dei giocatori importanti di categoria che ci possano dare una mano, quello sì, però dobbiamo essere tutti insieme che diamo una mano a tutti per tirarci fuori, perché l'abbiamo dimostrato nelle partite precedenti e adesso siamo incappati su una settimana veramente nera e dobbiamo cercare di non fasciarci la testa perché c'è tutto il tempo per recuperare, perché siamo solo all'undicesima giornata e mancano 27, quindi vediamo che comunque ci sono alti e bassi anche dall'altra parte, di conseguenza dobbiamo stare compatti e cercare di risolvere, capire quali sono i nostri difetti, quali sono i nostri pregi e cercare di andare a tappezzare bene i nostri difetti per cercare di far emergere i nostri pregi. Davide Tagliabue, vai pure. Sì, mister, ci siamo persi la prima parte della conferenza stampa. Volevo chiederle, Morosini alle spalle delle due punte, come mai ha tentato questa formazione e qual è adesso il suo modulo tipo? Ma Simone era un po' faticato e quindi abbiamo optato per mettere Moro, che nella settimana adesso comincia sempre a migliorare, quindi un giocatore importante da mettere in forma, e comunque diciamo che non è stato il meno peggio, anzi ha ancora parecchi margini, ma è stata quella la scelta, ho cercato di avere un po' più di velocità da su Petrovic, però
non è mai riuscito a liberarsi, perché comunque la profondità non ce l'hanno mai concessa. Dovevamo giocare corti e cercare di essere più precisi nel servizio delle punte, ma per quasi tutto il tempo non ci siamo riusciti. Il primo tempo, poi il secondo tempo un po' meglio, però anche lì tanti errori, perché poi nel momento in cui c'è stata la stanchezza sugli giocatori che avevano fatto le due partite consecutive, non sono stati in grado di essere un po' più lucidi, non ci può stare, perché le due partite precedenti sono state molto più intense di questa. Manfredo, chiudiamo con te, hai una domanda? Sì, no, è una considerazione, l'ho visto per la prima volta di Muno, anche se in un momento in emergenza non è sembrato male. Sì, è vero. Sì, no, è il giocatore un po' più preciso, che gli avevo chiesto di essere un po' più preciso sul servizio su Iocolano. Poi è un giocatore da tenere in considerazione, non è stato comunque preciso, però non è facile, come hai detto tu, è la prima all'esordio, non era semplice su una partita del genere, però era la terza partita della settimana. Mi sono sentito di provare, perché comunque lui anche dal limite ha un bel tiro, e ci hanno ribattuto un paio di tiri lì a 7-8 minuti dalla fine importanti, e il tiro di Lora nel primo tempo al volo è uscito di un niente, adesso ricordo così poche comunque azioni rispetto a quello che siamo abituati a vedere. Marino, allora la parte dura è un'ottima partita, però il Lecco ha fatto come gamberi, sta andando indietro da un paio di partite a questa parte. Beh, diciamo oggi che si aspettava una reazione dopo la partita persa ingiustamente con Renate. Oggi mi aspettavo qualcosa di più e purtroppo non riusciamo a leggere le partite, facciamo fatica a capire i momenti della gara, e quindi si prende i gol, diventa tutto più difficile, e quindi in maniera disordinata abbiamo provato a giocare, però rischiando molto nel primo tempo, poi nel secondo tempo un po' meglio, però alla fine occasioni vere ne abbiamo avute poco. È chiaro che anche loro si sono rinchiusi e per noi facevamo fatica a trovare gli spazi, quindi dobbiamo svoltare, perché appunto sono già 3 partite che non riusciamo a vincere, quindi bisogna rifarsi subito domenica. Matteo, buonasera. Problema mentale direi io, perché comunque nel secondo tempo ne avete avuto con poca lucidità, però dal punto di vista della gamba non mi è sembrato un Lecco così da buttare. A fine primo tempo appunto ci siamo chiariti un po' le idee, perché in campo appunto facciamo fatica a gestire i momenti e il mister cerca sempre di darci delle idee, però poi in campo andiamo noi, quindi bisogna interpretare ogni momento della gara, e sotto questo punto dobbiamo ancora migliorare tanto. Un'altra domanda, basta? Un'ultima domanda? Sì, proprio una cosa, cioè, Tergo si è lamentato per l'intervento su Morello, mi sembra che tu abbia preso palla piena quando hai fatto il recupero davanti a Pissardo, nel secondo tempo, quando ha fatto la serpentina da sinistra, è entrato in aria. Ah, limite. Al limite, sì, si è lamentato molto, mi sembra che tu abbia preso palla piena. Sì. Sì. No, è solo perché non mi ricordo, sinceramente. E lo puoi interrompere il suo cuore. Sì, se non te lo ricordi vuol dire che è andata male. No, no, non credo sia stata un'occasione. Ecco, una cosa su voi vecchi, non so come chiamarli, insomma, più esperti, quelli che dovrebbero prendere un po' in mano la squadra. Tu dietro l'hai fatto, a centrocampo e davanti un po' meno, altri tuoi compagni esperti. Perché no. Io non mi aspetto che siano i vari Mazzini e gli altri a suonare a carica, perché sono giovani e, come dici tu, a volte non sanno ancora leggere le partite. Sì, esatto, dobbiamo tirare un po' noi la squadra, perché appunto in questi momenti non bisogna lasciare niente al caso, perché anche un punto andava bene. È chiaro che adesso bisogna ricominciare a fare i punti, perché sennò si rischia di andare dall'altra parte della classifica.
Davide, taglia due, se hai una domanda. Buonasera Lino, molto velocemente, solo un commento sul gol della Pergo, se c'è stato un errore di marcatura, non l'hai visto? Siamo poco reattivi, il nostro punto debole in questo momento sono le palle che arrivano sul secondo palo e facciamo fatica anche lì a capire gli attaccanti e gli avversari dove sono più pericolosi e già col Mantova abbiamo preso gol anche lì negli ultimi 5 minuti, oggi un'altra volta, quindi anche nelle palle inattive siamo deconcentrati e questo non va bene. Con Stefano Lucchini, vista, possiamo dire che questa sera abbiamo visto la miglior pergolettese dell'anno? Non lo so se abbiamo visto la miglior pergolettese dell'anno. Sicuramente ho visto una squadra motivata, una squadra che aveva voglia di cancellare le tante critiche che sono arrivate in settimana, nonostante secondo me a Fiorenzuola avevamo fatto una discreta partita, dove eravamo andati in vantaggio meritatamente, dove non abbiamo sofferto tanto, però ci sono arrivate addosso critiche che probabilmente hanno aiutato a reagire e a fare qualcosa di importante oggi, perché la prestazione soprattutto nel primo tempo è stata di grande spessore e faccio complimenti ai ragazzi perché hanno vinto questa partita. Nel primo tempo, creando diverse occasioni, opportunità da rete, avete trovato il vantaggio e avete rischiato veramente poco. Sì. Poi la ripresa avete forse concesso più campo, anche se quel bellissimo schema su calcio di punizione poteva chiudere la partita. Sì, penso che l'occasione più grossa anche il secondo tempo è stata la nostra. Purtroppo fare due gol consecutivi su calci da fermo e su schemi provati in allenamento sarebbe stato troppo bello. Infatti a Mattia gli ho detto che probabilmente non volevano fare due gol su due schemi provati in allenamento, però sono soddisfatto della prova perché abbiamo giocato contro una squadra forte, non era così scontato riuscire a fare una prova del genere, ripeto, dopo una settimana pesante sono stati bravi i ragazzi, bravi, bravi, hanno vinto veramente una grande partita. Ecco Stefano, stiamo commentando, penso, la stessa partita, a dir troppo, quest'oggi meglio, della vittoria con l'Albino Leffe, due grandi squadre che arrivavano dopo una settimana difficile, in tutte e due le occasioni avete trovato vittoria senza concedere reti. Diametralmente giocate contro squadre che sulla carta sembrano abbordabili, subite tanti gol. Sì, ma sono d'accordo che subiamo tanti gol, abbiamo subito tanti gol e non è una cosa positiva. Però ripeto, io ho analizzato la partita di Fiorenzuola e ripeto, sono arrivate tantissime critiche e mi dispiace perché secondo me, rivedendo la partita, siamo stati in partita, abbiamo concesso veramente poco perché il secondo tempo il Fiorenzuola non aveva mai tirato in porta e abbiamo concesso noi un'occasione da gol e abbiamo perso la partita. Ci prendiamo tutte le responsabilità del caso, però oggi abbiamo dimostrato di avere qualcosa sotto di importante. E penso che i ragazzi l'abbiano dimostrato e ripeto. È una vittoria importante a livello del risultato. È una vittoria per la squadra, per i ragazzi, perché ripeto, non è stata una settimana facile. Non è stata una settimana facile perché non abbiamo fatto tempo a goderci la partita con l'Albino Leffe, che è subito arrivata la partita di Fiorenzuola. Partita di Fiorenzuola che al di là del risultato nessuno ha visto la prestazione quando la prestazione alla fine c'era stata e quindi siamo arrivati tesi, è una partita che da dentro fuori, perché rischiavamo se fossimo usciti sconfitti di trovarci magari all'ultimo posto, e invece i ragazzi, ripeto, sottolineo i ragazzi, hanno fatto una grande partita. È stata una partita di grandissima intensità che uno non si aspetta, visto che la terza in una settimana, quindi si stava anche che ci fosse un po' di stanchezza. Invece la squadra ha giocato, secondo me, a livello di intensità, la partita migliore di questa stagione. Vuol dire che il lavoro che fa il preparatore, il lavoro che facciamo in settimana, lo facciamo bene. Sì, proprio perché non è successo in altre occasioni? Non è successo in altre occasioni perché magari le partite sono state diverse, non tutte le partite sono uguali, non tutte le partite sono con la stessa intensità perché dipende molto anche dall'avversario. Quindi oggi abbiamo fatto una grande partita
diversa rispetto a quella che abbiamo fatto domenica scorsa con l'Albino Leffe, diversa da quella che abbiamo fatto mercoledì. E tutte le partite sono diverse, siamo qua a lavorare perché sappiamo che ogni volta affrontiamo avversari diversi con caratteristiche diverse. Quindi sì, in merito anche del Lecco, insomma, è stata una bella partita vivace, combattuta. Assolutamente, il Lecco ha dimostrato di essere un'ottima squadra. Riuscire a vincere contro il Lecco, dimostrare di essere riusciti a creare più del Lecco e aver rischiato pochissimo, nonostante la sofferenza dell'intensità che ci hanno messo il secondo tempo, quindi secondo me è una nota di merito per questa squadra, per questi ragazzi. Cosa manca per vedere il Pergo così anche in trasferta? No, manca continuità dei risultati, perché secondo me è solo il risultato che manca. Siamo qua ogni volta a parlare di prestazioni, ogni tanto sembra anche quasi una scusa quando abbiamo perso le partite per degli errori individuali, ma mi dispiace ripeterlo, purtroppo è così, sembrava sempre una scusa, e a me non mi piace trovare le scuse, l'ho sempre detto, però purtroppo degli episodi in questo momento, soprattutto fuori casa, ci hanno condannato, perché se andiamo ad analizzare tutte le partite, e io mi ricordo Padova, fino all'85esimo pareggiavamo 1-1 ed è successo un errore che ci è costato la sconfitta. Voi probabilmente non avete analizzato la partita di Seregno, ma se a Seregno dopo 1 minuto e 30 secondi andiamo in vantaggio con Fonseca, magari la partita può cambiare, invece al 15esimo su un altro errore ci siamo trovati sotto 1-0, quindi le partite cambiano dagli episodi. Oggi probabilmente anche l'episodio del gol ci ha aiutato. Mercoledì, secondo me, abbiamo fatto un'ottima partita. Che se ne dica, però secondo me abbiamo dato continuità alla settimana con delle buone prestazioni. Bene, posto. Volevo fare una domanda, scusi, sì. Mister. Dato complimenti per la vittoria, secondo il mio giudizio meritata. Grazie. La Pergolatese non ha subito gol. Mi scusi, ma questa è una novità per quello che riguarda il vostro cammino, per quanto lodevole fino a questo momento. Più perché è cambiato qualcosa nella Pergolettese a livello di impostazione mentale, o forse perché c'era un Lecco meno convinto davanti? No, io penso che sono già due partite in casa che vinciamo con l'Albino Leffe e con Lecco 1-0, concedendo poco, perché con l'Albino Leffe abbiamo concesso un'occasione. Quindi penso che sia stata l'intensità e l'aggressività che abbiamo avuto, soprattutto nella prima parte. Nella seconda parte ci siamo dovuti un pochettino difendere, perché Lecco ha delle grosse individualità. Quindi sono stati bravi i ragazzi a essere compatti, a concedere poco, a essere molto attenti in quelle palle sporche che arrivavano nell'area, e quindi portiamo a casa una vittoria, come dicevi tu, di determinazione. Penso per merito nostro più che di merito del Lecco.